tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo insieme come realizzare il gilet che avete intravisto nelle immagini di copertina. Prima di passare all'occorrente e al vero e proprio tutorial, vi invito a iscrivervi al canale qualora non l'aveste ancora fatto e a seguirmi su tutti i miei social. Vi lascio il link in descrizione. Per realizzare questo progetto mi sono munita del filato Tech Cotton di casa Tessiland nella variante panna che ho abbinato ad un uncinetto numero 3,5. Ago da lana, marca punti, forbici e un po' di pazienza perché il filato è un po' sottile e possiamo iniziare con il tutorial. Questo progetto andrà strutturato su un pannello unico che dovremo iniziare a realizzare della lunghezza che desideriamo fino a raggiungere il nostro sottomanica. Come possiamo procedere? Innanzitutto recuperiamo la nostra misura di circonferenza più ampia tra seno, vita e fianchi. Una volta trovata questa misura, aggiungiamo circa 5 cm per avere un indosso un pochino più morbido e svolazzante proprio in vista dell'estate e realizziamo una catenella iniziale che si allunga tanto quanto la nostra circonferenza più ampia più 4-5 cm e che sia un multiplo di 8 più 2. Quindi io realizzo il mio campione e una volta pronta la nostra catenella entriamo nella seconda dall'uncinetto con una maglia bassa che io vado istantaneamente a marcare. Faccio partire 2 catenelle. Filo sull'uncinetto, salto 3 maglie di base, entro nella quarta e ci realizzo 9 maglie alte. Salto di nuovo 3 maglie di base, entro nella quarta e realizzo una maglia bassa. Filo sull'uncinetto, salto 3 maglie di base, entro nella quarta e realizzo 9 maglie alte. La prima riga di lavorazione si struttura tutta in questo modo. Quindi una maglia bassa, salto 3 maglie di base, nella quarta realizzo 9 maglie alte e poi salto di nuovo 3 maglie di base e nella quarta realizzo una maglia bassa. Ripeto, salto 3, 9 maglie alte, eccetera, eccetera, per tutta la prima riga che concludo con una maglia bassa nell'ultimo punto disponibile. Per la seconda riga di lavorazione realizzo 3 catenelle e marco la terza, volto il lavoro. Nella maglia dalla quale partono le catenelle realizzo col filo sull'uncinetto una maglia alta, in questo modo. 2 catenelle e nella maglia centrale del mio ventaglio, quindi nella quinta, realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, filo sull'uncinetto e a questo punto intervengo nella maglia bassa che ho realizzato tra i due ventagli. Filo sull'uncinetto, entro con una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta. Tutto lavorato nella maglia bassa sottostante. Creo un V che mi servirà per il successivo ventaglio della riga successiva. Fatto questo, 2 catenelle e ripeto, nella quinta maglia del ventaglio, al centro del mio ventaglio, realizzo una maglia bassa, 2 catenelle e ripeto il V nel punto basso successivo. La mia riga in questo caso è terminata e la concludo con filo sull'uncinetto e 2 maglie alte dove ho messo il marker. Quindi, come vedete, la riga 2 di lavorazione consiste in una maglia bassa all'interno del nostro ventaglio nel punto centrale, 2 catenelle e un V tra i due ventagli. Altre 2 catenelle e continuo nella quinta maglia bassa del ventaglio a realizzare la mia maglia bassa. Concludo appunto con 2 maglie alte. Per la terza riga realizzo 3 catenelle e anche in questo caso vado a marcare la terza. Volto il lavoro e nello stesso punto dal quale partono le mie catenelle realizzo 4 maglie alte. Realizzo adesso una maglia bassa nella maglia bassa che ho realizzato al centro del ventaglio. In questo modo.
Filo sull'uncinetto, entro nel V, devo cominciare un secondo ventaglio alternato ai sottostanti, quindi filo sull'uncinetto, entro nel V e in questo V realizzo le mie 9 maglie alte. Realizzo quindi di nuovo una maglia bassa nella maglia bassa sottostante, che è quella del centro del ventaglio, appunto sottostante. Ed ecco la struttura della nostra riga numero 3. Quindi iniziamo con mezzo ventaglio, 3 catenelle e 4 maglie alte e poi una maglia bassa al centro del ventaglio sottostante e un ventaglio nel V. Ripeto per tutta la riga che concludo con il filo sull'uncinetto e 5 maglie alte dove ho messo il marker, quindi nella terza catenella della riga sottostante. Proseguo con la riga numero 4, una catenella, volto il lavoro e subito realizzo una maglia bassa che marco. Marcando sempre inizio e fine riga troveremo molto più semplice concludere le righe mano a mano che le lavoriamo. A questo punto 2 catenelle e vado ad intervenire nella maglia bassa che ho tra i due ventagli. La vedete? Eccola qua. Con filo sull'uncinetto, una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta. Sto di fatto quindi ricreando il V, vedete? Per salire con i miei ventagli, 2 catenelle e nella quinta maglia del ventaglio che ho sottostante realizzo una maglia bassa. È praticamente la ripetizione della riga numero 2 con la variante dell'inizio e della fine, perché abbiamo iniziato quindi con le maglie basse. 2 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nella maglia bassa tra i due ventagli sottostanti con una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta. Continuo in questo modo per tutta la mia riga, che concludo con le 2 catenelle ed una maglia bassa esattamente come ho iniziato nell'ultimo punto disponibile. Ed eccoci qua. Quinta e ultima riga del motivo. Una catenella, volto il lavoro e realizzo anche qui una maglia bassa. Marco. Filo sull'uncinetto e ho davanti subito il mio punto V che vado a lavorare con le mie 9 maglie alte. Ho adesso di fronte la maglia bassa sopra al ventaglio che vado a lavorare con una maglia bassa di nuovo. Filo sull'uncinetto, ho davanti un altro V che lavoro con le mie 9 maglie alte. Che cosa succede? Io vado avanti con la mia lavorazione delle mie 9 maglie alte, poi la maglia bassa al centro del ventaglio sottostante e altre 9 maglie alte. Concludo la mia riga con una maglia bassa nell'ultima maglia. Questo è il motivo che si struttura su 5 righe. In realtà la prima è di preparazione e quindi una volta terminate le mie 5 righe, io ripeto le righe dalla 2 alla 5 fino a raggiungere l'altezza che desidero, considerando però di fermarmi al sottomanica, quindi parto da dove voglio che termini il mio gilet a salire fino al sottomanica. Creiamo questo pannello e poi vi faccio vedere come andare a creare gli scalfi. Arrivata all'altezza del mio sottomanica, devo effettuare una piccola divisione. Il pannello proseguirà la sua lavorazione in verticale e allo stesso modo, ma sarà diviso in tre. Intanto, la lunghezza per cui dovrò protrarre questa lavorazione sarà naturalmente quella del mio scalfo manica, 17 cm per una taglia S. Cosa devo fare però? Devo suddividere la lavorazione in tre e occuparmi di un pannello per volta. Per poter separare i pannelli ho bisogno quindi di interrompere la lavorazione tra l'uno e l'altro e per capire dove interrompere, circonferenza più ampia diviso 2, ulteriore divisione in 2 e abbiamo i quarti anteriori. Nel mio caso 80 diviso 2 fa 40 ed ho 40 parte posteriore, divido il 40 in 2, ho 20 e 20 e parliamo della parte anteriore. Vi faccio vedere, vado a chiudere sui 20 centimetri ed ho il mio gilet.
Quindi metto i marker all'altezza del mio 20° centimetro e da questo momento ricomincio la mia lavorazione senza neanche tagliare il filo dalla riga che mi occorre, considerata l'ultima che ho lavorato. Nel mio caso è la riga numero 4 e continuo la mia lavorazione del pannello, interrompendo però le righe una maglia prima di dove ho messo il marker, quindi da qua, poi ripartirà la riga successiva e così via, fino ad arrivare a 17 centimetri nel mio caso per la mia taglia. Una volta fatto questo, tagliamo il filo e riprendiamo la stessa lavorazione partendo da una maglia dopo il marker. Continuiamo il nostro pannello, ci fermiamo una maglia prima. Abbiamo quindi come riferimento i marker per capire quali sono i punti che non vanno lavorati per lasciarci un minimo di margine. Quindi un pannello 17 centimetri, proseguendo la lavorazione, ci fermiamo una maglia prima del marker. Una volta terminato, riprendiamo dalla maglia successiva al marker e continuiamo con il secondo pannello, che è quello posteriore, sempre per 17 centimetri. Ultimo pannello da realizzare sarà una maglia dopo il marker, che terminerà naturalmente dove abbiamo la fine del nostro quarto anteriore. E come al solito io ho già terminato tutto il progetto, ma vi mostro quali sono stati i passaggi che ho seguito, perché sono davvero veloci e semplici. Intanto vedete, ho anche applicato una taschina di cui mi servirò per mostrarvi come ho rifinito i miei pannellini. Quando siamo arrivati alla nostra altezza, quindi abbiamo i nostri tre pannellini divisi, ecco qua lo scalfo della manica, dovremo andare a pareggiare la lavorazione in quanto termina comunque a ventagli. Per poter pareggiare la riga, vi faccio vedere come mi sono comportata nella tasca che ho realizzato esattamente nella stessa maniera. Partendo dalla maglia centrale del ventaglio, realizziamo 3 maglie basse. Una mezza maglia alta, una maglia alta e nella maglia bassa che divide due ventagli realizziamo una maglia altissima. Dopodiché procediamo specularmente, quindi dalla maglia altissima, maglia alta, mezza maglia alta e in questo caso 5 maglie basse. La terza maglia delle 5 è sempre la centrale del ventaglio. Quindi questo metodo farà sì che la nostra lavorazione venga pareggiata. Una volta fatto questo, facciamo baciare i due dritti, quindi poniamo il rovescio verso di noi e iniziamo la nostra cucitura delle spalle. Io ho realizzato la classica cucitura con una maglia bassissima, prendendo le due costine interne dei miei due pannelli ed una catenella per dare quel minimo di spessore in più. E ho protratto la cucitura per 13 dei 20 centimetri che ho di pannello, questo per creare uno scollo un po' diverso dal solito. Successivamente ho realizzato un piccolo taschino, vedete, con la stessa tecnica, quindi un piccolo pannello che poi ho semplicemente cucito con il filo di lavorazione al gilet stesso. Questo è il nostro gilet. Quanto filato ho utilizzato? 250 grammi tondi senza la taschina. Ho utilizzato un pezzettino di un altro gomitolo per realizzare appunto la tasca. Qualora lo voleste senza tasche o leggermente più corto, con 250 grammi assolutamente il gioco è fatto. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Personalmente lo adoro, mi piace tantissimo lavorare questo tech cotton, anche se ammetto che ci vuole davvero tantissima pazienza. Vi aspetto come al solito lunedì prossimo per un nuovo tutorial. Vi auguro una fantastica settimana.